provincia di Cosenza. Benvenuta, dottoressa Oliva. Buongiorno a tutti. Differenze, questo è il primo progetto che propone lo sport come mezzo e al tempo stesso come linguaggio per contrastare la violenza di genere ed è un progetto nazionale che fa tappa in Calabria e vede protagonisti i più giovani. Dottoressa Oliva, vuole presentare questo progetto Differenze? Sì, allora, il progetto è promosso da WISP in partnership con la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza DIRE. È finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ha l'obiettivo di contribuire e sensibilizzare i ragazzi sul tema del contrasto della violenza di genere e della violenza maschile sulle donne, per far sì che i ragazzi appunto abbiano un ripensamento per quanto riguarda le relazioni tra pari. In pratica è un progetto relativo al contrasto della violenza di genere e a essere coinvolti sono 700 giovani delle scuole superiori in 14 città italiane. Noi come comitato territoriale siamo presenti nell'Istituto Superiore Erodoto di Turi di Cassano allo Ionio e l'obiettivo è quello di andare a istituire una campagna di sensibilizzazione attraverso dei laboratori. Ci sono state delle lezioni che sono state fatte dalle psicologhe dei centri antiviolenza, abbiamo avuto l'incontro con dei giornalisti, ci sarà l'incontro prossimamente con un avvocato e al momento siamo nella fase dei laboratori sportivi e la costruzione appunto per la costruzione di questa campagna di sensibilizzazione che ad esempio per quanto riguarda il nostro istituto sarà un video. Ecco, questo è molto interessante, laboratori sportivi che vengono utilizzati per sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere. Dunque lo sport diventa un mezzo e al tempo stesso un linguaggio per parlare ai giovani. Certo, per dare appunto uno sguardo e un approccio differente per quanto riguarda anche per avere una sorta di sensibilizzazione interiore per far capire ad esempio che il contatto tra uomo e donna non necessariamente deve essere un contatto finalizzato a qualcosa, per spogliarsi anche di queste differenze che ci sono tra uomo e donna. Volevo dire che sono stati appena presentati gli handbook che sono degli opuscoletti specifici che saranno in pratica un materiale di studio e approfondimento proprio su queste tematiche di genere. Parliamo del secondo progetto, sempre promosso da WISP e sempre promosso in Calabria, per l'esattezza in alcuni comuni della provincia di Cosenza. Lo sport è sempre protagonista e questa volta come strumento di contrasto alla sedentarietà e di promozione della cultura del movimento. Un progetto che ha un nome evocativo, Pillole di Movimento. Dottoressa Oliva, ci dica di più. Sì, allora, Pillole di Movimento è un altro progetto presentato da WISP. Sono 32 i comitati territoriali che partecipano a questo progetto. È finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Dipartimento dello Sport. In pratica sono state distribuite 480.000 scatoline, che sono le scatoline di pillole di movimento. In pratica basterà recarsi in farmacia, chiedere al proprio farmacista di fiducia pillole di movimento, il farmacista non consegnerà un farmaco, bensì una scatolina. Dentro questa scatolina troverete un bugiardino e questo bugiardino contiene l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive affiliate WISP che offrono un mese gratuito. Questo progetto nasce proprio come contrasto alla sedentarietà per far sì che chi non pratica sport si avvicini alla disciplina dello sport, che sappiamo benissimo che lo sport unito a una sana e corretta alimentazione produce benessere. Per avere l'elenco delle farmacie che aderiscono, dei comuni nei quali è presente questo progetto, come fare? Basta andare sul sito della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti, nell'eventualità cercare il comitato territoriale di riferimento e sarà possibile consultare sia l'elenco delle farmacie e l'elenco delle associazioni sportive e delle società che hanno aderito al progetto. Finora come stanno andando questi progetti? Lei che è la presidente del comitato WISP di Castrovillari ha un po' il polso della situazione, come stanno andando?
Allora, per quanto riguarda differenze, siamo a metà progetto perché il progetto è iniziato a novembre e si concluderà a maggio, quindi sono stati già somministrati questionari sia iniziali ma anche il questionario intermedio. Il progetto invece Pillole di Movimento sta partendo perché il mese gratuito è marzo, almeno qui in Calabria abbiamo definito marzo, anche se a seguito del Covid altri comitati hanno prorogato la scadenza, però noi qui in Calabria il mese gratuito sarà a marzo. Quindi state distribuendo in questo momento sì, questo già farmaco, sì, tra virgolette, sì, queste scatoline. Quindi basta recarsi nelle farmacie, però sempre nei comuni che hanno aderito, perché parliamo di comitati territoriali, ad esempio Castrovillari ha comunque una rosa di comuni sia sul Tirreno, sia sullo Ionio, anche sul Pollino. Bene, allora io ringrazio la dottoressa Ilaria Oliva, presidente del comitato UISP di Castrovillari in provincia di Cosenza, per essere stata nostra ospite. Grazie, dottoressa. Grazie a voi.